cambio. Gran dritto di Cafennico. Gran dritto da fondo campo di Enquist. Questo è il corpo migliore forse, sì, di Enquist, dal centro del campo e rovescio. La risposta di dritto di Enquist. Grande apertura del campo con il dritto e il punto con il rovescio. 40. Mamma mia. Vantaggio Enquist. Una volta ha messo la prima. La prima volta che ha messo la prima palla sul set point. Quindi il primo set è di Thomas Enquist. No, vola via il dritto di Enquist ed è appunto 6-0 per Cafelnikov il secondo set. 53 minuti. Buona questa, perché sì. Magari non tutti lo sanno, se la palla prende un arredo permanente. Arredo fisso, permanente. Gran cosa. Questo è un gran colpo. Il coletto rosso. Passante di dritto in corsa alla Lendl. Sì, correndo verso... Si arrabbia Cafelnikov, come per dire, non gli devo dare questa occasione della semifinale di Coppa Davis, perché aveva fatto un overrule a Gaudenzi contro Becce. Sì, ha sbagliato una sola palla, ma molto importante. Bravo. Gran punto, costruito benissimo. Poi ha giocato due grandi accelerazioni Cafelnikov, però poi gran punto. Sì. Giocato bene la prima palla, poi però chiude facilmente. 2-7-1. Minsky e Baryshnikov, qualche cosa deve rilasciato. Giocato molto bene il passante rallentato di rovescio, l'ultimo passante era una formalità. Anche la struttura di questo stadio, che è coperto a metà per consentire di chiuderlo con il tetto quando piove, il tetto mobile, che fa sì che il calore si concentri particolarmente, diventa un po' un forno. Bella. Ben preparato. Bella progressione. L'aspettava questa palla anche. Ecco il cross di rovescio di cui si parlava prima.
in avanti. Gioca una buona volée di rovescio. Sì. Sì, qui però si è fatto trovare in mezzo. Attaccato ma mica tanto. Che scambio qua. No, lo vince Kafelnikov. Certo. Con le braccia alzate prima del momento, ma gran punto, eh. 6 a 1. E chiude con un doppio fallo. E la racchetta vola in tribuna. E ormai è diventata una tradizione. Insomma, Kafelnikov, che era uscito dai primi 10 del mondo dopo 4 anni, aveva detto che il 98 era stata un'annata disastrosa, ha vinto il secondo slam della carriera, dopo il Roland Garros del 96. Era una buona opportunità, considerate le assenze di Sam. The men's singles champion for 1999 at the Australian Open, Yevgeny Kafelnikov. Ecco qui, vincitore del singolare maschile in questa edizione dell'Australian Open. Al di là di stanze normali, anche se abbiamo lavorato fino alla sera, viceversa invece tutte le notti, insomma, c'è gente a Milano. Esemplare.